In prima divisione territoriale femminile, secondo pronostico, la capolista Rainbow La Spezia vince molto nettamente 3-0 Avezzano Ligure, il derby cittadino con l'Elsel Spezia e con ciò Capitan Zonca e compagne riallungano in vetta la classifica riproponendo al tempo stesso la propria fuga. Da parte sua, molto dignitosa nella propria prestazione, la Elsel che ribadisce d'altronde quello che è il proprio orientamento principale, cioè di concorrere e parecchio alla diffusione, all'insegnamento del volley, nonché alla crescita delle sue ragazze immancabilmente giovanissime. Non a caso la denominazione completa del sodalizio recita: Scuola Pallavolo Spezia. Sapevamo che era un campionato difficile per un gruppo under 16, under 18 e quindi siamo in linea un po' con quello che erano le nostre aspettative. Qualche puntino in più poteva starci, ma comunque va bene così, le ragazze sono in crescita ed è quello su cui puntiamo. Fa sempre molto molto piacere, anche più del solito, vincere un derby. Tu cosa dici? Certo, assolutamente, in questo derby che in realtà è stato un posticipo contro appunto l'Elsel, che è una squadra che comunque sta crescendo molto bene, era molto importante comunque far vedere che noi sappiamo comunque imporre il nostro gioco, mantenere il controllo anche in una partita infrasettimanale, perché comunque le partite a metà settimana sono sempre un'incognita. Però abbiamo imposto il nostro gioco e niente, abbiamo saputo appunto uscire da questa partita con successo, portando a casa altri 3 punti.